Ecco, adesso vediamo, quindi perché questi, ai ragazzi piace così tanto il digitale, ma anche a noi, eh? Stiamo parlando di ragazzi, quindi vai. Siamo tutti un po' ragazzi. Siamo tutti un po' ragazzi, esatto, ma la cosa interessante è che il digitale ha appiattito tutto, ha ridotto le distanze fino ad annullarle, ha annullato il tempo, ma ha anche appiattito molte delle gerarchie. Allora, questo è Clash Royale, ancora molto gettonato dai ragazzini, sì, soprattutto di un punto. Sì, ce l'ha. Ma telefono perché ci giocano. Esatto. Ora, che cosa abbiamo in questo gioco? Abbiamo, sono delle truppe, degli incantesimi, di fatto sono delle carte collezionabili. Quindi abbiamo il tema della collezione, non solo. Abbiamo anche il tema dei livelli, che adesso non si vede molto, comunque abbiamo il tema dei livelli, per cui io queste carte non solo devo trovarle vincendo le battaglie, aprendo gli scrigni, le devo collezionare, ma poi man mano che ci gioco le voglio far diventare più potenti, perché poi quando poi di nuovo vado in battaglia ovviamente faccio più danno, mi difendo meglio e quindi ho più possibilità di vincere. Poi abbiamo, ecco, quello che dicevo prima, i premi, le ricompense, che ai ragazzi piace tanto, perché? Perché nel momento in cui vinci le battaglie o superi delle missioni, vinci quelli qua vengono definiti i bauli, una volta che li apri ottieni carte nuove, soldi da spendere per potenziare carte e così via. Quindi c'è anche tutto il tema della scoperta, quindi la collezione, un po' come le nostre vecchie figurine dei calciatori, per cui compravi la bustina, non sapevi cosa ti capitava, e qui stessa cosa, non riprodotto, la stessa cosa però in digitale, con qualcosetta in più, appunto, l'upgrade delle carte. Poi andiamo avanti, ecco, tra l'altro qui abbiamo anche il tema degli scontri, le battaglie ovviamente, quindi c'è anche la competizione. Abbiamo collezionismo, abbiamo spinta al miglioramento continuo, perché poi il gioco è anche aggiungere nuove carte, aggiungere nuovi livelli, ogni stagione aggiungono qualche pezzettino. Abbiamo la competizione, quindi la sfida, che nell'età dei nostri ragazzi, soprattutto preadolescenza e adolescenza, è molto importante perché si sperimentano. E poi abbiamo tutto l'aspetto social, proprio sociale. Ok, questo è un clan, ossia più utenti possono formare un clan, possono riunirsi, e all'interno di questo clan c'è la chat, si possono scambiare le carte, e possono unirsi per le battaglie, ad esempio, fare 2 contro 2 e così via. Quindi, ripetiamo, abbiamo collezionismo, spinta al miglioramento continuo soprattutto, competizione, sfida, quindi confronto con altre persone, e poi tutto l'aspetto sociale. Andiamo avanti, un altro gioco è, guarda caso sempre della stessa ditta, questo è arrivato prima, adesso un po' sceso come utilizzo, Clash of Clans. Clash of Clans è un po' più complesso, per cui io creo il mio villaggio stile fantasy medievale. Adesso qui non si vede tanto, sono le mura, ci sono le torri degli arcieri, le torri degli stregoni, adesso le truppe e così via, gli accampamenti. E anche qui di nuovo abbiamo sempre il discorso delle carte, perché le truppe sono rappresentate come, diciamo, qui non c'è tanto il concept della carta, ma ci assomiglia, ossia io ho questi elementi e posso poi migliorarli. Quindi di nuovo collezionismo, perché le truppe non vengono date subito, inizio con un villaggio piccolissimo con tipo 4 truppe messe in croce, e poi sta a me, giocando, avanzando di livello, quindi miglioramento continuo, trovare truppe nuove, quindi sempre più potenti, più particolari, truppe, incantesimi e così via. Andiamo avanti, ecco di nuovo il clan, quindi di nuovo l'aspetto sociale. Andiamo avanti con la chat, per cui si può discutere, si formano amicizie o si consolidano amicizie e così via. Quindi stessa identica dinamica. Se noi andiamo ad analizzare i giochi che sono i più gettonati tra i nostri ragazzi, hanno tutte queste dinamiche: collezionismo, miglioramento, spinta al miglioramento continuo, la sfida perché fai le battaglie, e il discorso sociale, addirittura possiamo mettere battaglie tra clan. Fortnite ad esempio, che è con tutt'altro genere, perché è un first person shooter, ossia un gioco in cui guido una persona che deve uccidere gli altri giocatori che sono online. Stessa identica cosa, perché io ho il mio personaggio
man mano che vado avanti con il gioco trovo armi nuove, man mano che gioco all'interno dello stesso, della stessa arena, diciamo, trovo delle armi che posso utilizzare, le potenzio. Poi c'è tutto l'aspetto della squadra, per cui io posso invitare altri amici e anche, ad esempio, la chat viene rappresentata dagli auricolari, per cui in tempo reale io posso conversare con gli altri amici della mia squadra e si gioca insieme, posso fare sia in singolo che in squadra. Quindi la dinamica è sempre la stessa, quindi collezionismo, competizione, sfida, confronto, spinta al miglioramento continuo e tutto l'aspetto sociale. Formo gruppi, all'interno dei gruppi poi tra l'altro, Fortnite no, per esempio in questi altri giochi c'è anche l'idea della gerarchia, per cui c'è quello che è appena entrato, poi c'è l'anziano, il capo, che è quello che ha creato il clan, il co-capo e così via. E nascono proprio delle dinamiche molto interessanti, per cui ad esempio in alcuni clan, nei casi Clash of Clans sono tribù ma non cambia nulla, ad esempio mettono proprio delle regole, qui non si vedono tanto bene. Ad esempio, se non partecipi a tutte le guerre del clan ti buttiamo fuori dal clan, ad esempio. Oppure in altri clan dicono, se ogni settimana non doni almeno 50 carte a caso ti buttiamo fuori dal clan, oppure se in una tranche tu doni 500 carte ti facciamo anziano. In alcuni clan c'è addirittura specificato co-capo su fiducia e diventa anche una questione di status per i nostri ragazzi, e poi arrivano e ti dicono, ah, mi hanno fatto anziano, adesso mi hanno fatto co-capo, quindi devo mettere alla prova quelli che entrano per vedere se sono bravi o non bravi, devo salutarli.